cosa più importante è Skype, viaggiare su internet. Ieri per esempio abbiamo prenotato albergo, ristorante, poi vari costi, chiesti costi, insomma stiamo imparando abbastanza, insomma. Penso che a fine corso, che stiamo facendo adesso, degli ostacoli non avrete più, anche perché insieme ai ragazzi, cavolo, è una cosa stupenda, perché loro starmi con te, se tu sbagli ti correggono subito, quindi le dico la verità, arrivo, facciamo dalle 2:30 alle 4:30, quando arrivo alle 4:30 non sapevo che volle. Però ne vale la pena. Sì, penso proprio di aver fatto una delle più belle cose della mia vita. Sono alcune centinaia i pensionati che partecipano al progetto di apprendimento intergenerazionale attivato in 4 regioni dalla CNA, in collaborazione con una dozzina di scuole. 30 ore di corso in cui gli studenti diventano docenti e seguono passo passo gli allievi senior secondo il metodo del problem solving o, come diceva nonno, val più la pratica della grammatica. Siete bravi studenti? Sì, come bravi studenti sì, perché ci applichiamo, perché a una certa età non è facile, però abbiamo di tutto bravi ragazzi che ci seguono. Loro imparano qualcosa da noi e noi diamo qualcosa a loro. Mi sento a mio agio, perché se fosse al posto del studente, fosse un docente o un insegnante, avrei un po' di... Invece così è come essere in famiglia, insomma. Si riesce a apprendere quasi come giocando, ecco. Quando vengo a casa metto in pratica quello che mi hanno insegnato là. Ad esempio, ho comunicato anche con un mio amico in Brasile. Sempre via mail? Sì, ad esempio ci hanno insegnato a guardare le previsioni del tempo, oppure dal satellitare. Dal satellitare ho visto la mia casa. Quindi insomma lei si prepara in futuro a fare il 7:30 online, sì, a parlare sì, con le pubbliche amministrazioni, non sì, la spaventa? Beh, sicuramente dovrò essere ben sicuro prima di affrontare questo, però spero di arrivarci. Proviamo se... è impossibile, niente purtroppo. Manca la banda larga. Cioè, con la migliore buona volontà poi uno si scontra con l'infrastruttura che non c'è. Questo purtroppo no. Allora questo è il problema. Il problema sicuramente è che l'infrastrutturazione digitale, la banda larga, la banda ultralarga non arriva in tutti i luoghi del paese, non arrivano in tutti i luoghi del paese. C'è un piano del governo per garantire almeno al 50% della popolazione 100 megabit al secondo, quindi potersi non solo riempire un formulario per la sanità elettronica, ma anche vedersi un film in santa pace a casa dal computer. Chiaro, allora Agostinelli, pochi secondi. Via web della pubblica amministrazione il 43% lo ha fatto per utilizzare i servizi sanitari, il 35% per ottenere informazioni e certificati, il 22% per pagare tasse e imposte. A voi. E non c'è male, non sono quelli di Facebook. Grazie a Pagliarini che è stato con noi in collegamento da Milano, grazie a Di Corinto, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito. Torniamo domani in diretta, Rai 3, 12:25. Arrivederci.